Ecco qua, cari amici, vi faccio vedere così traccia di sfumatura di questa Fiat 500 replica che il bravo Marco ha ricostruito. Ecco, gli piaceva un po' questo colore, questo giallo ocra colore Alfa Romeo, e si è fatto fare così la 500. Ecco, è una replica e niente, insomma, ecco qua. La parcheggia qui. La parcheggia. E domani tutti da Marianna. Eccola qua, una 500 con lo stemma Giannini, una replica, ecco. Diceva Marco che appunto è stato l'auto da cui ha fatto la gavetta, insomma, a 16 anni, insomma, quando si voleva avere la patente. La 500 è comunque un'auto che ha caratterizzato così l'inizio. Volantino Abarth e tutto, ecco. Anche questa a pochi chilometri, vedo. Bella anche questa, no? Fatta tutta nuova. Tutta nuova, ecco. Terminata da poco? Sì, da un paio di mesi. Un paio di mesi, infatti ho detto. No? Quadrante, sono riuscito a trovare un quadrante ricondizionato Giannini. Fai vedere il motore qua? Ecco qua, il motore. Moglie va con questa? No. Neanche con questa? Un po' fa? Sì, sì, ogni tanto sì, dai, va. Macchina dei bambini. Macchina dei bambini. Ecco qua, ragazzi, appassionati qua. Grazie di tutto, sei Marco, è stato un piacere della tua disponibilità e niente, insomma. Spettacolo, poi un giorno ci vedremo su quando farai una consegna last minute nelle nostre zone. Marco, trasportatore Lecce Alto Adige. Con questo vi saluto, amici appassionati. Appassionati qua di vecchie auto. Ciao a tutti. Grazie. Targata Ravenna. Esatto, guardate qua, 500L. Adesso ti faccio vedere la sua libretta. Targata Ravenna, salutiamo qua l'amico Demis, fra poco vengo da te Demis, e salutiamo anche l'amica Marianna, che se so che insomma, vedere una 500 un po' trasformata. Insomma, ecco qua, Franco, che l'importante è che siano i camion originali, poi sì, la 500 sì. Ci sta, eh. Vedi, la 500, questa è Brisighella, vedi? 1971? Sì. Guarda qua, eh. Poi andò a Riolo Terme, che è sempre qua vicino. Riolo Terme. Cerchi Momo? È tutta Momo. Tutto Momo. L'hai sistemata da tanto, questa? Sì, ho fatto verso il 95-96, ma sempre tenuta nel box, le macchine nuove fuori. Ecco qua, ragazzi, Fiat 500. Questa è sempre, l'ho fatta diversa dalle altre. Ci sono le Abarth, la Giannini, io l'ho fatta a Momo, a piacere mio. Certo. Niente, Franco, grazie di tutto. Grazie a te, Marco. Ti saluto. E così sentiamo il sound della 500, ecco qua. Fiat 500. Allora, Franco, pensaci per i raduni. Sì, sì. Ecco, grazie. Saluti alla moglie, al cane, figlio. Grazie a te. Ecco qua. Fra poco si vola da Denny.
Ciao carissimo. D'accordo, ciao a tutti. E viva il Mar 21. Guardate qua ragazzi la follia, 18 settembre del 2023. Ecco perché i Marvin Tour arriveranno al termine, non si può andare in giro con questi prezzi pazzeschi. Quando in Abruzzo sono andato a 1409 nel 2021, pazzesco. E dopo aver trovato l'Alfa 155 del buon Angelo Carucci in completo stato di degrado e abbandono, quello che la strada offre, abbiamo questa Fiat 500 con un colore, insomma, un bel giallo vistoso, la mettiamo in saccoccia, ecco, il 500, insomma, c'è qualcosa, ma qualcosa anche di non 500, come il volantino, ecco qua, Va bene, mettiamo in saccoccia tutto. E report anche questo. Anche questo l'abbiamo messa in saccoccia. E adesso andiamo verso casa. Spettacolo. Vai Marvin. Verso casa.